Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 4 marzo l'Assemblea ha ricordato due ex consiglieri che hanno caratterizzato la vita politica piemontese. Gipo Farassino, scomparso l'11 dicembre scorso, che ricoprì anche il ruolo di assessore nella 7ª legislatura, e Giovanni Picco, già sindaco di Torino, scomparso il 3 gennaio. Sempre nella seduta del 4 marzo il Consiglio regionale ha approvato il documento strategico unitario per la programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, recependo le linee di indirizzo strategico Europa 2020. Mercedes Bresso, Partito Democratico. Abbiamo meno risorse della volta scorsa, anche sull'Unione Europea, alle regioni del centro-nord Italia ne ha messa a disposizione di più. In secondo luogo, il documento dovrebbe concentrarsi molto di più sulla ricerca, l'innovazione, sul come far uscire Piemonte dalla crisi. Rosa Anna Costa, Nuovo Centrodestra. E questa delibera dei fondi strutturali europei molto importante per la Regione Piemonte, che prevede il programma 2014-2020. Ha quattro canali privilegiati che sono l'innovazione, il lavoro, la parità tra uomini e donne e il lavoro dei giovani. La cultura open al centro dell'edizione 2014 di PA 140, tradizionale appuntamento del Consiglio regionale per discutere su internet, digitale e pubbliche amministrazioni. Nell'occasione sono stati premiati tre migliori lavori del Piemonte Visual Contest e assegnati i premi speciali del CSI Piemonte e di Talent Garden. Al concorso hanno partecipato 94 progetti su scuola, viabilità, rifiuti e turismo. L'ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Stela Stingaci, ha iniziato dall'Assemblea regionale subalpina una serie di incontri istituzionali per sviluppare i rapporti economici tra Italia e Moldova. A riceverla a Palazzo Lascaris, il vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Comba. Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati, 19 e 20 secolo, e il titolo della mostra e del ciclo di conferenze alla Biblioteca della Regione a Torino. Visibile fino all'11 aprile, l'allestimento propone una rassegna di biglietti e libri in cui le immagini, grazie a particolari accorgimenti, si muovono e si trasformano creando effetti tridimensionali. Talento, estro e professionalità sono gli ingredienti della mostra Rinascita dello Stile, visibile fino al 21 marzo presso la sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino. L'allestimento è stato curato da allievi ed ex allievi dell'Istituto Superiore Aldo Passoni di Torino, Dipartimento Moda e Costume. La centralità della persona nei migliori progetti della pubblica amministrazione e del volontariato. Questo l'argomento che ha ispirato il premio Persone e Comunità, istituito dal Centro Studi Cultura e Società di Torino. La consegna dei premi nelle varie sezioni si è svolta nella cerimonia ospitata a Palazzo Lascaris. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.